psicoanalitica. Questo lo ribadisco perché c'è sempre questa grossa confusione che non si riesce, anche noi fra amici del CECA ogni tanto vengono fuori i discorsi che continuiamo a discuterla, perché uno degli insegnamenti, quello del conosci te stesso, è uno degli insegnamenti più semplici che viene più travisato di tutti gli altri. Diventa difficile perché si vuole interpretare in maniera diversa da quello che invece ha sempre voluto dire Claudio. Tant'è vero che io dico, se è un insegnamento che una delle nostre, amici, che era una pediatra che studiava il mal di testa infantile all'ospedale di Firenze, lei applicava con i bambini conosci te stesso. E stava avendo dei successi straordinari con i bambini. Lei insegnava il conosci te stesso ai bambini. Ora, se lui insegnava ai bambini e loro lo capivano meglio degli adulti, vuol dire che noi, quando interpretiamo il conosci te stesso di Claudio leggendo nei libri, forse lo riteniamo difficile, faticoso, troppo impegnativo. Forse abbiamo capito male. Forse. I bambini sono liberi, eh? Sì, e infatti, e Claudio ci chiede libertà senza condizioni, non giudicate. La prima cosa che dice, quando fate un pensiero su voi stessi, non vi giudicate, è la prima cosa. Se non c'è giudizio, c'è un'analisi, se c'è giudizio c'è un pregiudizio allora.